Ok. Allora, eccoci qua. Ciao Elena, buona serata. Scriviamo. Ciao a tutti. Spero che mi sentiate e mi vediate bene. Ho messo l'audio al massimo e fra poco cominciamo la nostra chiacchierata insieme. Ehm nel frattempo, colgo l'occasione per ringraziare tutti voi per la vostra presenza. Ciao Giuliana, e, e ciao Caterina, e in particolare per ringraziare Anna Tamburini Torre perché ha permesso che questa serata avesse luogo. Questa è una serata molto importante perché andremo a cominciare a parlare dei mondi spirituali. È l'inizio di un percorso più lungo, non proprio l'inizio, l'inizio è stato nella scorsa conferenza che potrete trovare comunque indifferita, archiviata nel gruppo Focus, circa un mese fa l'abbiamo fatta e in quella, quella conferenza si intitolava... Um, un viaggio nei mondi invisibili. Ciao Francesca. In quella conferenza abbiamo cominciato a esplorare i piani di esistenza immediatamente più vicini al piano fisico e in particolare i piani in cui noi troviamo la nostra personalità individuale, che non è fatta solo dal corpo fisico, ma è fatta anche dal nostro corpo emotivo e dal nostro corpo mentale. Tutti insieme vanno a formare il quadrato che vedete qui nel logo della nuova psicologia di sintesi, la disciplina che ho creato per esplorare la nostra... tutte le parti di noi stessi. Vedete c'è un quadrato, un triangolo, un cerchio. La volta scorsa, nella scorsa conferenza, abbiamo parlato del quadrato, del quadrato formato dal corpo fisico denso, dal corpo fisico eterico, dove troviamo i chakra, dal corpo emotivo astrale e infine dal corpo mentale, la nostra mente. Visto che siamo leggermente in anticipo, occupiamo questo tempo per fare un po' di riassunto delle puntate precedenti, in modo da non lasciare nessuno indietro. Ciao Sonia, ciao Donatella, intanto faccio i saluti a mano a mano che arrivate. Allora, abbiamo visto che al di là del nostro piano fisico, del nostro corpo fisico, del nostro cervello fisico, noi abbiamo anche degli altri centri di coscienza che compongono la nostra personalità individuale, la nostra personalità integrata, integrata perché integra questi tre centri di coscienza. Ciao Stefania. Allora, abbiamo il corpo... Volevo sapere se la Terra ha un karma. Questo va un pochino, come si dice, off topic, fuori dal nostro argomento. Comunque, anche la Terra, il nostro pianeta, ha un suo percorso evolutivo e quindi un suo passato, un suo karma positivo, un suo karma negativo, che possiamo chiamare le sue scorie evolutive. E quindi sta facendo un percorso. Il nostro non è ancora un pianeta sacro, così viene detto nei testi esoterici, il che vuol dire che, se fosse un essere umano, il nostro pianeta non sarebbe ancora un maestro, sarebbe un discepolo in evoluzione, ha ancora degli aspetti da smussare e quindi un certo karma. Ciao, Ina. Ciao. Allora. Tornando a noi e ai nostri tre corpi della personalità, abbiamo anche appunto il corpo emotivo che metabolizza emozioni e sentimenti. È quello in cui andiamo quando dormiamo profondamente e facciamo dei sogni particolari che sono dei veri e propri viaggi astrali, in cui spostiamo la nostra consapevolezza di esistere dal cervello fisico al corpo astrale e ci spostiamo all'interno del piano astrale magari per andare a incontrare delle entità diverse da noi perfetto ciao anna ciao ciao donatella allora delle entità diverse da noi che sono sicuramente ciò che dicono di essere no nel senso che possiamo fraintendere chi sono, come abbiamo visto insieme. Abbiamo visto che queste entità possono non essere esattamente l'arcangelo Michele che dicono di essere, eccetera. Vi faccio un esempio di una persona che ha sempre avuto una grande sensibilità astrale, Dorin Virtu. Dorin Virtu, forse qualcuno di voi lo conoscerà, la conoscerà, e ha scritto per 20-30 anni, non so esattamente quanti, una serie di libri sugli angeli e sui contatti angelici che avrebbe avuto sul piano astrale con l'arcangelo Michele, con tutta una serie di altri personaggi altolocati di quel mondo. Poi, dopo, poniamo 25 anni, ha smentito tutto. E ha detto che queste comunicazioni erano false perché ha parlato direttamente con niente po' di meno che Gesù Cristo, che le ha detto che queste comunicazioni erano errate e doveva comunicarlo a tutti e che da allora in poi avrebbe parlato direttamente con lui. Ora, può essere che le comunicazioni di prima non fossero esattamente di chi dicevano di essere cioè l'arcangelo Michele e altri personaggi. Può essere che adesso parli direttamente con Gesù Cristo, ma può essere anche che prima non parlava con l'arcangelo Michele e adesso non parla con Gesù Cristo, ma magari parla con delle forme pensiero collettive di devozione create da noi esseri umani sul modello che noi crediamo essere l'arcangelo Michele e Gesù Cristo. Questo per dire che cosa? Che come dobbiamo fare un po' di attenzione quando entriamo in contatto con persone nel piano fisico intorno a noi, consulenti finanziari, datori di lavoro, amici, compagni di vita, eccetera, perché non sempre queste persone sono veramente ciò che dicono di essere e sono veramente sempre sincere e trasparenti con noi. Così dovremmo fare un po' di attenzione anche quando riceviamo comunicazioni dal cosiddetto piano emotivo o astrale. Perché questo? Perché anche questo piano fa parte dei piani della nostra personalità. È fatto di luce e di ombra, il che vuol dire di, di una mescolanza di informazioni attendibili e meno attendibili. Quindi dobbiamo imparare a usare il discernimento. Non dobbiamo mm, evitare in assoluto queste comunicazioni. È giusto che facciamo esperienza di questi piani, del piano fisico, del piano emotivo, del piano mentale, i tre piani della personalità, perché queste esperienze ci aiutano a maturare. Ma è importante che usiamo il discernimento e le nostre conoscenze, come quelle che stiamo dando in queste serate, per evitare di incorrere in illusioni prima e disillusioni poi. Capite? In questo modo ci risparmiamo un po' di fatica in più. Scusate, una comunicazione, rispondo un secondo a questo messaggio. Perfetto. Benissimo, un'altra persona che voleva partecipare e faceva difficoltà. Adesso vediamo se riesce a collegarsi. Allora, ciao Irene, ciao Grazia, ciao Carolina. Benissimo. Adesso ci siamo tutti. Sono le 9:35 e ci inoltriamo sempre di più nell'argomento di questa sera. Abbiamo parlato adesso del piano astrale, del piano mentale, anche delle sviste, dei fraintendimenti che possiamo vivere su questi piani e abbiamo ricordato che fanno tutti parte dei piani della nostra personalità. Questo è importante anche per prendere in considerazione ciò che accade nelle prime fasi della morte. Nelle esperienze di pre morte, noi facciamo esperienza di ciò che accade nel piano astrale, ma non siamo direttamente connessi con l'anima, ossia con la coscienza di gruppo, siamo ancora dentro la personalità. Semplicemente abbiamo abbandonato il corpo fisico e siamo all'interno del corpo emotivo e del corpo mentale e abbiamo la possibilità di muoverci in assenza di alcuni limiti tipici del corpo fisico. Possiamo spostarci più rapidamente in posti differenti e essere liberi dai limiti del corpo fisico, magari volare, ma questo non significa che stiamo vivendo nella coscienza dell'anima. Probabilmente siamo ancora nella coscienza di personalità. Questo può valere in parte, almeno, anche per le comunicazioni con i nostri defunti che non ci sono più. Ecco, eh, qui mi sento di parlare del fenomeno delle cosiddette anime incastrate nell'aldilà, che qualcuno ritiene di poter disincastrare, scusate il termine un po' terra-terra, perché possano proseguire il loro viaggio al di là del piano astrale. Vorrei rassicurare tutti sul fatto che non esistono anime incastrate nel piano astrale. Una volta morti, una volta lasciato il corpo fisico, comunque il nostro sé superiore è libero di continuare il suo percorso ed eventualmente incarnarsi altrove in altre entità diverse da noi. Quello che eventualmente rimane nel piano astrale e con cui possiamo comunicare è, chiamiamolo così, quella parte di noi che rimane nel corpo astrale, una sorta di matrice di memoria che rimane nel, corpo, nel, nel piano astrale e, o nel piano mentale. Quindi noi possiamo comunicare con le persone che non ci sono più, questo è molto importante però comunichiamo con quella parte di coscienza che è stata la persona nel piano fisico nell'ultima incarnazione. Nel frattempo, ciò che chiamiamo l'anima è libera di continuare il suo percorso e anche reincarnarsi altrove. Capisco che questo è un discorso un po' astratto, però mi sento di farlo per dissolvere eventuali paure riguardante il mondo di là e per rassicurare tutti sul fatto che è possibile comunicare con le persone che non ci sono più su questa terra ma senza l'idea che siano incastrate in qualche piano d'accordo perfetto detto questo che era un po una parentesi introduttiva adesso ci cominciamo a spostare oltre dove al di là dei piani della personalità. Vi lo mostro, i piani della personalità sono il piano fisico, il piano emotivo astrale e il piano mentale inferiore, in cui troviamo la mente, la mente individuale. Al di sopra del piano mentale inferiore, troviamo il piano mentale superiore, quello al di sopra di questa linea tratteggiata che vedete qui, dove troviamo ciò che è chiamato corpo causale, quel triangolo, quel piccolo triangolo che vedete nel campo mentale superiore. Che cos'è il corpo causale? Nel, nei testi esoterici, il corpo causale è quella parte di coscienza del sé superiore che noi riusciamo a contattare nei mo nostri momenti più elevati. In esso troviamo eh, due tesori molto importanti. Da una parte è come un sacro grallo, un sacro contenitore in cui noi riponiamo tutte le esperienze evolutive che facciamo in tutte le nostre incarnazioni a mano a mano che noi viviamo diverse vite su questo o su altri pianeti. In questo modo il corpo causale si riempie di preziosi insegnamenti pratici che rimangono un nostro patrimonio. Nello stesso tempo il nostro ca corpo causale non è solo un recipiente del frutto prezioso delle nostre incarnazioni, è anche un filtro che lascia filtrare dall'alto, dall'alto del nostro sé superiore, quelle intuizioni, quegli insegnamenti, quelle comprensioni elevate che ci vengono dal mondo dell'anima del sé superiore. È come se fosse un filtro o un trasformatore che prende quelle frequenze elevatissime, le abbassa di voltaggio, in un certo senso, parlando in termini elettrici, e le porta a un voltaggio più basso che noi, come personalità, possiamo assimilare e comprendere. Avete presente il vostro cellulare? Quando lo ricaricate, lo mettete direttamente con la spina nella presa di corrente? No, lo attaccate a un oggettino, il cavo. Lo attaccate a un oggettino che è questo qui, che è un trasformatore e che trasforma la corrente a 220 volt a una corrente a un voltaggio più basso. Perché questo? Perché altrimenti il vostro cellulare non riuscirebbe ad assorbire bene l'elettricità e si romperebbe, andrebbe in surriscaldamento, giusto? Perfetto. In un certo senso è la stessa cosa che accade a noi. Abbiamo bisogno di ricevere le frequenze più elevate del mondo spirituale filtrate attraverso un trasformatore che è il corpo causale, che ti trasferisce ciò che riusciamo ad assimilare in questo nostro stadio evolutivo. Tutto chiaro fino a qua? Mi rendo conto che sto dicendo delle cose un po' complesse, però ci tengo a farlo per... Dare degli, delle conoscenze che non siano le solite che avete già, in modo da ampliare pian pianino il nostro, eh, la nostra comprensione dei mondi spirituali. Questo è fondamentale per la trasformazione di noi stessi. Però, se in qualunque momento vi dico delle cose eh, poco chiare, vi prego scrivetemelo nei commenti, fatemi delle domande. Perché in questo modo io posso ricalibrare eh, tutto ciò che dico, magari usando degli altri vocaboli, in modo da essere più comprensibile. È meglio portarsi a casa quattro informazioni chiare piuttosto che 40 confuse. Tutto chiaro? Benissimo, andiamo avanti. Ecco, Francesca mi chiede: Non mi è chiaro cos'è il corpo causale? Allora, è quell'aspetto del sé superiore che noi troviamo visto qui in questo tri questo è descritto, è illustrato in questo triangolino che vedi nel piano mentale superiore. Allora, il nostro sé superiore si dispiega su tanti piani di esistenza, come la nostra personalità. La nostra personalità, abbiamo visto, si svolge sia sul piano fisico, sia sul piano emotivo, sia sul piano mentale inferiore. Dal piano mentale superiore al piano intuitivo e ad altri piani come il piano atmico che è chiamato là sopra, si dispiegano i centri di coscienza del sé superiore. Noi non siamo in grado di assorbire direttamente le energie di questi piani così elevati, perché sono energie troppo elevate. Allora esiste dentro di noi la componente, diciamo, l'aspetto più mh, vicino a noi del sé superiore, è chiamato corpo causale, che non è un corpo, è un centro di coscienza. È un centro di coscienza dentro di noi che da una parte raccoglie tutte le esperienze positive, evolutive che noi facciamo in tutte le nostre incarnazioni, non solo in quella di adesso, e dall'altra filtra le conoscenze, le intuizioni, le comprensioni più importanti del mondo del, del sé superiore, le rende più comprensibili per noi e ce le porta dentro di noi nei nostri momenti di maggior ispirazione. Ok? Piano piano lo comprenderemo meglio. Tu pensa al corpo causale come il centro di coscienza del sé superiore più vicino in termini di vibrazione alla nostra personalità. All'interno del corpo causale noi entriamo in contatto per la prima volta con la coscienza di gruppo che è al di là della coscienza individuale tipica della nostra personalità qual è la differenza principale tra quando siamo nella coscienza della nostra personalità e quando siamo nella coscienza del sé o coscienza di gruppo che quando siamo all'interno della coscienza della nostra personalità i nostri principali obiettivi riguardano la realizzazione di noi stessi come individui, la nostra felicità, la realizzazione dei nostri potenziali individuali. Quando siamo invece nella coscienza del cosiddetto corpo causale o del sé superiore o della coscienza di gruppo, pensatela come la stessa cosa in questo momento. Il nostro principale obiettivo è l'evoluzione collettiva, il bene comune. Capite? Non principalmente il nostro bene individuale. Siamo passati nel mondo della coscienza di gruppo. Attenzione però, il mondo della coscienza di gruppo non è che esclude la coscienza individuale, la comprende. Quindi all'interno del bene di gruppo, all'interno dell'evoluzione di gruppo, sarà compresa anche la ricerca della nostra felicità e lo sviluppo dei nostri potenziali individuali. Capito? Perfetto. Qual è la differenza tra coscienza e consapevolezza? Allora... In realtà sono due cose che si sovrappongono in parte, sono quasi sinonimi. Non è così importante comprendere esattamente la differenza. Allora, noi tutti abbiamo una coscienza, non tutti siamo consapevoli del nostro livello di coscienza. Mi spiego meglio facendo un esempio. Alcuni di noi, per esempio, hanno una coscienza più elevata di quello che pensano e sono già in contatto con la coscienza di gruppo e quindi il loro principale obiettivo è lavorare per l'evoluzione collettiva, ma non se ne rendono conto e pensano di essere più indietro di quello che sono. Quindi hanno una coscienza elevata ma hanno una consapevolezza bassa del loro livello di coscienza. Si sottovalutano, hanno una coscienza elevata, ma non ne sono consapevoli di averla. All'opposto, ci sono persone che si sopravvalutano, hanno un livello di coscienza relativamente basso e pensano esclusivamente a se stessi e alla realizzazione dei propri potenziali individuali quindi coscienza solo di personalità, ma si sopravvalutano e ritengono di essere, di avere una coscienza molto più elevata di altri. Quindi non sono consapevoli nemmeno loro del loro livello di coscienza. Capite la differenza? Non è così importante. Ai fini della conferenza di stasera, eh. Altre cose che diciamo questa sera sono più importanti. Questo è solo per fare un esempio. Ci sono invece altre persone che si auto-osservano in maniera come dall'esterno, in maniera più precisa, e si rendono conto maggiormente del loro livello di coscienza. Quindi la loro, il loro, la loro coscienza e la consapevolezza di sé. Sono allineate. Circa. Va bene? Ok, andiamo avanti pian pianino. L'altra volta abbiamo cominciato a esplorare i tre centri di coscienza del sé superiore. Che qua li vedete, non li vedete. Scusate perché c'è il riflesso. Però adesso vediamo di aggiustarlo con un po' di calma. Vedete questo triangolone qua sopra? Qui c'è scritto mente superiore, intuizione, eccetera. Ok. Scusate un attimo che forse qua si vede meglio. No, neanche tanto. Allora, diciamo che i tre centri superiori del, nostra, del nostro sé superiore li possiamo chiamare, come abbiamo visto la volta scorsa, luce, amore e volontà. Adesso, questa sera, non ripeterò pari pari ciò che ho detto su luce, amore e volontà la volta scorsa. Andatevi eventualmente a riprendere la conferenza che abbiamo tenuto qua un mese fa nel, in focus, che si intitola Un viaggio nei mondi invisibili. Nella parte finale spiego... I tre centri di coscienza del sé superiore, luce, amore e volontà. In questo momento lo riassumo perché andremo a parlare d'altro stasera. Riassumendo, il principio luce è quello della mente superiore, del, dell'anima del sé superiore, che ci permette di osservare tutti i punti di vista su una questione contemporaneamente non vediamo solo il punto di vista della mia personalità di me francesco de falco maschio eterosessuale nato e cresciuto in un ambiente cristiano cattolico eccetera un punto di vista particolare sulla realtà no quando siamo dal punto di vista del sé superiore cominciamo veramente a percepire i punti di vista degli altri, islamici, atei, orientali, occidentali, donne, omosessuali, eccetera, e comprendiamo come tutti i loro punti di vista non siano antitetici al nostro e quindi sbagliati, ma complementari al nostro e quindi altrettanto importanti del nostro. Per comprendere la realtà così com'è. Noi comprendiamo meglio la realtà se riusciamo a immedesimarci contemporaneamente nel punto di vista di tutti. Ecco, questo lo riusciamo a fare quando ci stacchiamo dal punto di vista della nostra personalità individuale e riusciamo a centrarci, identificarci nel principio luce del sé superiore. Stessa cosa per quanto riguarda il principio dell'amore. Significa riuscire a amare tutto ciò che esiste per il solo fatto che esiste, in maniera impersonale e incondizionata. Impersonale vuol dire che io amo tutto ciò che esiste, non solo alcune cose, e odio alcune altre. Incondizionata vuol dire io ti amo anche se. Io ti amo anche se tu non mi ami, io ti amo anche se tu non mi rispetti, eccetera, 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 senza una condizione prefissata. Principio volontà, questo riassumendo tantissimo, tanto per ricordarci qualcosa, significa lasciarci andare alla volontà del nostro sé superiore, sapendo che è la volontà più evolutiva per noi e anche per quelli che ci stanno accanto perché il nostro sé superiore mira comunque per prima cosa all'evoluzione di gruppo, all'evoluzione collettiva, al bene comune. Quindi se ci abbandoniamo alla sua volontà, agiremo a favore del bene collettivo, del bene di gruppo. Capite? Questi sono i, i modi in cui piano piano ci avviciniamo al punto di vista del sé superiore per farlo non è una cosa innata al nostro livello di consapevolezza, al nostro livello di coscienza. Cosa voglio dire? Voglio dire che sia voi che mi ascoltate, sia io che vi parlo, che siamo più o meno allo stesso livello, siamo mh, ondeggiamo, forse il termine più giusto, tra il punto di vista della personalità e il punto di vista dell'anima o del sé superiore. Tendenzialmente noi viviamo tra questi due poli e siamo a volte un po' schizofrenici. A volte riusciamo a fare il bene comune, a volte facciamo il nostro interesse privato. Capite? A volte cerchiamo il progresso collettivo, a volte cerchiamo la realizzazione individuale dei nostri potenziali. Non c'è niente di male in questo. È il nostro attuale livello evolutivo. Non dobbiamo sentirci in colpa. È importante che ci osserviamo e lo accettiamo. Accettiamo il punto del sentiero evolutivo in cui ci troviamo. Contemporaneamente lo accettiamo, ma non rimaniamo fermi qui. Piano piano, passo dopo passo, con calma, senza colpevolizzarci se non ci riusciamo perfettamente ci spostiamo verso il punto di vista del sé superiore. Questo è l'obiettivo di questa serata qui e anche delle prossime. Comprendere qual è il nostro livello evolutivo attuale e spostarsi pian piano verso un livello evolutivo un pelino più elevato, nella direzione giusta. Per questo questa sera parleremo del sentiero delle 4 D. Del discepolo di verità, di come Domodossola, discepolo di verità, sottolineo, non discepolo di qualche maestro esterno a noi. Nell'era dei pesci, spesso e volentieri, siamo stati discepoli di qualche maestro umano. Ora siamo andati oltre questo livello. Ebbene il che cominciamo a cercare di contattare il nostro maestro interiore dentro di noi, il sé superiore, e ci facciamo gradualmente guidare da lui attraverso delle, dei percorsi in cui percepiamo la verità, una verità temporanea, parziale, provvisoria, ma pur sempre qualcosa che ci porta più in là nella nostra comprensione. Una parte di questo sentiero lo troviamo descritto nel mio libro Le melodie dell'anima è quello delle 4D. Cosa sono le 4D? Quattro qualità che noi andiamo a sviluppare nel sentiero chiamiamolo nel sentiero iniziatico, cioè la strada da discepolo a maestro, la strada che tutti quanti noi dobbiamo percorrere. Le 4D sono decentramento Discernimento, distacco, disciplina. Queste quattro D ci condurranno verso i centri di coscienza dell'anima che dicevo prima, luce, amore e volontà. Allora, cominciamo a vedere cosa vuol dire sta roba, ovvero cos'è il decentramento. Il decentramento... Significa decentrarci dalla nostra personalità individuale. Qui possiamo avere delle paure che ci impediscono di decentrarci dalla nostra personalità individuale. Innanzitutto temiamo di perdere la nostra identità chi sono io, Francesco De Falco, con le mie caratteristiche, le mie qualità, il mio destino individuale, le cose che voglio realizzare nella mia vita, eccetera, eccetera, eccetera. Temiamo che decentrarci ci allontani da questo. Non è così. Semplicemente decentrarci dalla nostra personalità ci fa vivere con meno ansia da prestazione. ci fa vivere con meno preoccupazione relativamente a ciò che viviamo giorno per giorno attraverso la nostra personalità. Le nostre paure individuali di non farcela, di non riuscire a realizzarci, di non riuscire ad avere abbastanza soldi nella vita, i nostri litigi con le altre persone, tutte cose che ci prendono spesso alla gola al plesso solare o più in basso nei nostri centri di coscienza e ci rendono infelici è importante che cominciamo a disidentificarci dalla nostra personalità questo significa perdere la nostra identità? No, significa guadagnare un'identità più grande, un'identità col mondo dell'anima, non semplicemente col mondo della personalità. Allora, come possiamo iniziare a fare questo? Attraverso una semplicissima meditazione in due parti. Allora, Possiamo semplicemente, con grande calma, sederci, senza incrociare gambe e braccia, chiudere gli occhi, cominciare a entrare dentro di noi, seguendo il respiro e la, la sillaba OM, silenziosamente, senza pronunciare ad alta voce, semplicemente pensando e facendo risuonare l'OM. Dentro di noi entriamo sempre più in profondità e facciamo il percorso della, del decentramento, del, dis, del decentramento della nostra personalità. Come? Ripetendo dentro di noi, sempre silenziosamente: Io ho un corpo fisico, ma non sono il mio corpo. Io ho emozioni e sentimenti, ma non sono le emozioni e i sentimenti. Io ho dei pensieri, ma non sono i miei pensieri. In questo modo ci decentriamo dai tre centri di coscienza della nostra personalità. Ci disidentifichiamo dal corpo fisico, emotivo e mentale. E poi proseguiamo con queste parole di potere. Io sono il sé e utilizzo la personalità per irradiare luce e amore secondo la volontà divina. Ecco, questa serata viene registrata, per cui potrete riascoltarla. E prendervi gli appunti di queste parole di potere o mantra che potete utilizzare in questo rituale interiore di trasformazione attraverso la meditazione ok in questo modo noi ci disidentifichiamo gradualmente dalla personalità e ci identifichiamo nei centri di consapevolezza, anzi scusa, i centri di coscienza del sé superiore, tutto chiaro fino a qua? È un rituale di trasformazione. Uso la parola rituale apposta, perché siamo ormai passati dall'età dei pesci all'età dell'acquario. L'età dell'acquario è regolata dal settimo raggio, il raggio del rituale interiore. Questo vuol dire che in questa era, che dura 2500 anni circa, fino circa dal 2000 e rotti di adesso, fino al 4500 d.C. quindi ne abbiamo di tempo per percorrerla, in questa era è particolarmente evolutiva l'energia del rituale interiore. E quindi è bene che impariamo a trasformare noi stessi non tanto grazie a qualche maestro esterno a noi da imitare, come facevamo durante l'era dei pesci, gli ultimi duemila anni, quanto piuttosto attraverso dei rituali interiori di trasformazione che vadano a aiutarci a entrare in contatto col nostro maestro interiore, in modo da diventare dei discepoli diretti della nostra anima o del nostro sé superiore, a seconda del termine che preferite. Spero di essere stato chiaro, perché questa sera tengo particolarmente alla chiarezza, perché più ci addentriamo dentro, dentro i mondi invisibili, sempre più rare fatti, sempre più astratti, la comunicazione deve essere sempre più chiara, altrimenti non ci portiamo a casa nulla, se cioè non fumo. Capite? Benissimo. Allora, questo è un primo rituale che possiamo fare ogni giorno. Una piccola meditazione, anche di 10 minuti, non di più, da fare in qualunque momento della giornata vi sembri il più adatto per voi. Lo decidete voi. Capite? Questa è la cosa importante. Non vi dico io fatela al mattino, quando vi svegliate, in maniera standard. Perché non per tutti il momento del risveglio è il momento più adatto. Fatelo nel posto della vostra casa e nel momento della giornata in cui vi è più facile il raccoglimento interiore e quindi il contatto ricettivo col vostro sé. E lo fate per un periodo di tempo che voi ritenete opportuno. Ciao Rita, benvenuta. Il periodo di tempo che ritenete opportuno, che può essere i classici 21 giorni 7x3 della trasformazione, è un ciclo che molti coach e tutor utilizzano per un mese o per il tempo che voi ritenete opportuno, anche sei mesi. Fate voi, a seconda della vostra sensibilità, del vostro discernimento, perché è importante che sviluppiamo sempre di più la sensibilità e il discernimento, che si fanno capire quando è il momento di terminare un percorso che non c'è più utile come prima. Ok? Quindi decidete. Poi andiamo avanti e arriviamo alla seconda di il discernimento, appunto. Sviluppiamo il discernimento. Come facciamo a sviluppare il discernimento? Il metodo più sbagliato per sviluppare il discernimento è seguire le opinioni di qualcun altro. Un maestro, oscio, Oppure un, un libro sacro, la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento, il Corano, la Bhagavad Gita, eccetera. Mm, una persona di cui voi avete particolarmente stima e voi vi fidate e quindi vi affidate a lui. In questa era è sbagliato. Perché? Perché sia che facciate giusto, sia che facciate sbagliato fate giusto, fate sbagliato, seguendo la testa di un altro. Quindi non sviluppate il discernimento vostro, cioè la vostra capacità di comprensione, questo è il discernimento in questo campo, il co la comprensione del sentiero giusto e sbagliato per voi in questo preciso momento. Perché dico in questo preciso momento? Perché un certo sentiero può essere giusto per voi in una fase del vostro percorso e sbagliato per voi in un'altra fase del vostro percorso. Faccio un esempio individuale mio. Io ho cominciato il mio percorso con la lettura dei libri di Osho. Ne ho comprati 30-40, ne ho letti 15, a un certo punto ho capito che ne avevo abbastanza. Da allora non ho più preso in mano un libro di Osho. Perché i libri di Osho sono dannosi? No, perché mi hanno dato tutto quello che mi potevano dare. Sono stati molto evolutivi per me in quel momento. Adesso sarebbero involutivi per me in questo momento perché mi porterebbero a ripetere dentro di me quelle conoscenze, quei percorsi, eccetera, che ormai ho già metabolizzato. Mi manterrebbero fermo al livello attuale per, probabilmente per tutto il resto della mia vita. Non mi darebbero niente di più. Capite? Quindi usiamo il discernimento. Allora, per far questo dobbiamo innanzitutto cominciare a sbagliare con la nostra testa. Perché sbagliando si impara. È la più grande banalità del mondo, ma è anche vero. Cioè, com'è che chiunque è diventato bravo a fare qualcosa? Andare in bicicletta, guidare l'automobile, cucinare, suonare il pianoforte, esercitandosi e sbagliando. Non certo guardando gli altri che cucinano, nel caso di un cuoco, ma cucinando in prima persona, dopo aver letto qualche libro di cucina, eccetera, eccetera. Quindi è importante che noi cominciamo ad esercitare il nostro discernimento in tutto ciò che facciamo, ma anche addirittura quando valutiamo delle categorie di persone. Faccio un esempio. Se una donna dice tutti gli uomini sono uguali o un uomo dice tutte le donne sono uguali, più che dare un giudizio sulle donne o sugli uomini manifesta la sua scarsa capacità di discernere. Di discernere le differenze individuali che rendono ogni donna e ogni uomo unico, perché è vero che ogni donna condivide con altre donne certe caratteristiche, ma è anche vero che ne ha altre che sono sue e solo sue. Questo vale anche per gli uomini, ovviamente. Quindi, noi è importante che incominciamo a discernere le differenze tra le donne, gli uomini, all'interno di categorie come quella dei politici, perché non è vero che i politici sono tutti uguali, non è vero che i medici sono tutti uguali, quindi chi dice così è semplicemente una persona che non ha esercitato il suo discernimento. Ci sono sempre differenze, sta a noi imparare a coglierle anche per quanto riguarda il contatto con i mondi interiori, possiamo sviluppare il discernimento attraverso l'osservazione, per esempio, dei nostri sogni, delle esperienze astrali, delle esperienze di contatto che facciamo in meditazione. Perché nei nostri sogni possiamo a volte rielaborare semplicemente esperienze all'interno del nostro cervello, altre volte possiamo contattare delle entità. Che dicono di essere ciò che non sono. Altre volte possiamo fare dei viaggi astrali in cui ci stacchiamo dalla coscienza del cervello fisico e ci spostiamo all'interno del corpo astrale lontano dal nostro corpo fisico. Vedete quante differenze da cogliere attraverso il nostro discernimento e l'auto-osservazione, idem per i contatti in meditazione. A volte. In meditazione saremo in contatto solo con i nostri pensieri individuali della nostra mente e con nient'altro. Altre volte potrebbero filtrare dentro di noi delle intuizioni che arrivano dal sé superiore e che riguardano l'evoluzione di gruppo. Altre volte potremmo entrare in contatto con dei condiscepoli o delle entità in meditazione che si trovano su dei piani superiori delle entità diverse dal nostro sé superiore. Come possiamo distinguere tutti questi contatti differenti senza fare di tutta un'erba un fascio e considerare per esempio tutti i sogni ugualmente importanti, tutte le esperienze di meditazione ugualmente importanti? Attraverso la pratica, gli errori e lo sviluppo della nostra sensibilità e del nostro discernimento. È molto semplice ma è per questo che dobbiamo esercitarci cominciare a prendere appunti per esempio nel nostro diario evolutivo come dicevamo la volta scorsa dei sogni che facciamo durante la notte magari solo di quelli che ci sembrano significativi però iniziando a distinguerli idem per l'esperienza in meditazione cerchiamo di Distinguere ciò che sono i nostri soliti pensieri ordinari che vediamo in meditazione che, di cui facciamo esperienza in meditazione con dei pensieri più evoluti, più importanti, più elevati di maggiore comprensione. Che forse ci conviene appuntare magari arrivano dei simboli geometrici o di altra natura nella nostra mente durante la meditazione e possiamo disegnarli nel nostro diario evolutivo. Capite in modo da imparare a esercitare il discernimento. Idem per le persone che incontriamo nella nostra vita. Cominciare a discernere in maniera più precisa le loro qualità, non per giudicarli, ma per comprenderli. Perfetto. Laura Montagna mi dice, buonasera, io non mi ricordo i sogni. L'altra volta ho proposto un piccolo rituale interiore che vi ripeto questa sera che ci può aiutare a far ricordare i sogni. Ci mettiamo da, da seduti, non distesi possibilmente nel letto e chiediamo, chiedo al mio sé superiore o chiedo a te, mio sé superiore, di aiutarmi a ricordare quei sogni che mi possono essere utili nella mia evoluzione. Una volta che l'ho fatto, gli dico anche, ti chiedo, di, chiedo di aiutarmi a dormire bene, propiziare il mio sonno, eccetera, poi mi addormento e vedo cosa accade. Magari per una, due, tre settimane non accade niente. Poi comincio piano piano a ricordare maggiormente qualcosa in più. Ok? Perfetto. Roberta mi dice: "Proprio stanotte ho sognato un tramonto in dormiveglia e sono arrivate queste parole: nel vento al tramonto vi è il respiro di Dio. Fai bene ad appuntartele nel tuo diario." perché magari nel tempo queste parole assumeranno un significato più profondo, che magari ti riguarda di più. Per esempio, potrebbero suggerirti di fare delle meditazioni al tramonto, magari ascoltando il tuo stesso respiro. Prova, non si sa mai. È solo un esempio. Perfetto. Fatto il discorso del discernimento, passiamo anche al distacco. Allora, il distacco è qualcosa di un po' diverso dal decentramento, ma è imparentata questa qualità. Allora, il decentramento si riferisce alla capacità di distaccarci dalla nostra personalità. Il distacco ci parla della capacità di distaccarci dalla personalità altrui. Perché noi non abbiamo solo la difficoltà a distaccarci dalle nostre emozioni, sentimenti, preoccupazioni, pensieri, eccetera, ma anche quella di imparare a farlo dai pensieri, dalle emozioni, dalle, dai drammi. Anche delle persone intorno a noi, soprattutto delle persone con cui abbiamo dei rapporti più stretti, positivi o negativi, parenti, amici, colleghi, datori di lavoro. Categorie con cui esistono dei ganci emotivi e mentali piuttosto forti. Perché possiamo cadere nei due, anzi, regolarmente cadiamo. In due atteggiamenti e comportamenti estremi che non ci sono utili ve lo mostro con questo triangolo lo vedete è il triangolo dell'indifferenza attaccamento e distacco noi apprendiamo il distacco attraverso l'alternanza tra l'indifferenza nei confronti dei, degli altri l'attaccamento eccessivo per le altre persone e un'altalena come un pendolo emozionale tra questi due estremi. Da una parte c'è il menefreghismo, eh, la totale mancanza di empatia nei confronti degli altri, una corazza fredda che ci impedisce di provare alcunché quando agli altri succede qualcosa, sia di bello sia di brutto. Me ne frego dall'altra parte spesso un meccanismo di autodifesa eh, intendiamoci non è un vero menefreghismo, però a volte lo mettiamo in pratica dall'altra parte esiste l'attaccamento eccessivo ai drammi degli altri drammi anche reali eh, non è non necessariamente drammi inventati vittimismo e altro una persona qua per esempio mi parla di un fratello, di un suo fratello che ha un tumore molto grave e questo la porta a soffrire molto. E questo è solo naturale al nostro livello evolutivo. Capiterebbe esattamente la stessa cosa anche a me. Sarei esattamente nella stessa difficoltà tua, te lo dico sinceramente. Perché? Perché anch'io vivo spesso questo problema quello dell'attaccamento e di quello che possiamo con, eh, considerare chiamare contagio emotivo, che è una forma eccessiva di empatia. L'empatia è la capacità di entrare in contatto con l'altra persona a livello mentale ed emotivo, in modo da comprendere l'altra persona a livello di pensieri e di sentimenti. Ed è molto importante. Il contagio emotivo ci porta a essere fagocitati dai pensieri, dai sentimenti degli altri, entrare nel loro dramma come se fosse il nostro. Qual è il problema? A questo punto, i problemi sono due: uno, stiamo male noi inutilmente, perché stando male noi non significa che possiamo aiutare di più l'altra persona. Secondo, ci esauriamo psicologicamente e siamo addirittura meno in grado di aiutare l'altra persona che soffre, perché siamo esauriti psicologicamente esattamente come lei. Capite? Siamo male entrambi e non siamo di nessun aiuto, o comunque siamo meno di aiuto di quello che potremmo essere. Allora, pian piano, a mano a mano, che facciamo esercizio, sia del menefreghismo dell'indifferenza, sia dell'attaccamento, preoccupazione, contagio emotivo, piano piano cominciamo a sviluppare un altro, un altro atteggiamento, quello del distacco spirituale. Chiamiamolo distacco spirituale per capirci meglio. Cos'è il distacco spirituale? La capacità di entrare in empatia con i pensieri, il sentire dell'altro e contemporaneamente non entrare nel suo dramma, in modo che riusciamo ad aiutarlo senza essere contagiati. È un po' come quando una persona, un bagnino, poniamo, sta cercando di salvare una persona che sta affogando. Se si fa fagocitare dalla persona che sta affogando, si fa afferrare dalla persona che sta affogando. Non riesce più a nuotare nemmeno lui e possono affogare entrambi. È piuttosto meglio che lui tramortisca con un pugno la persona che sta affogando, lo prenda per il collo o dietro le spalle adesso tecnicamente non lo so perché non ho mai salvato nessuno che sta affogando e lo trascini a riva in modo da salvarlo senza essere trascinato a fondo con lui. Ecco, questo ve l'ho descritta dal punto di vista fisico. Dobbiamo imparare a farlo dal punto di vista emotivo, perché non tutti noi siamo portati per fare i bagnini fisici, ma tutti noi abbiamo e avremo occasione di essere dei bagnini emozionali per altre persone, aiutare qualcun altro a superare una crisi emozionale. A volte toccherà a noi aiutare l'altro, a volte toccherà all'altro aiutare noi, perché tutti avremo difficoltà di questo tipo nella vita, di un tipo o di un altro, in momenti differenti della nostra esistenza. Ecco che è importante che sviluppiamo l'attitudine di quel bagnino che non si fa trascinare a fondo. Dice Roberta, vivere un po' da spettatore? Sì, diciamo di sì diciamo con l'attitudine dello spettatore di un film che si fa coinvolgere da quel film, almeno in parte, ma non troppo. Capite? Esiste un equilibrio, un, un equilibrio difficile da raggiungere, eh, intendiamoci, però è un equilibrio che va tentato, bisogna tentare di raggiungere quell'equilibrio. È una cosa graduale anche qui. E anche qui vi propongo un piccolo rituale interiore utile per tutti noi in meditazione, come quella di prima, leggermente differente, che dice questo. Io sono l'anima e uso la personalità per irradiare il mio ambiente di luce e amore nella libertà reciproca senza attaccamento. Sono particolarmente importanti queste ultime parole di potere nella libertà reciproca senza attaccamento. Quando soprattutto sappiamo che ci troveremo in contatto con una persona che per noi è importante, che ha un momento difficile, per evitare di entrare nel suo dramma, prima di andare da lei, che sia una persona malata, che sia una persona che si è mollata col suo, eh, col suo compagno o qualunque altra circostanza difficile, facciamo questa meditazione prima, capite? In modo da allineare la nostra, il nostro mondo interiore alla libertà reciproca senza attaccamento, irradiando però luce e amore ugualmente. In questo modo ci sarà più facile farlo. Poi, quando siamo con lui o con lei, cerchiamo di agire come se avessimo già maturato questa qualità del distacco spirituale dentro di noi. Ok? Ciao Amalia, sì, dopo puoi guardare indifferita tutta la conferenza. Ok, perfetto. Questo è per sviluppare il distacco dalla personalità altrui, un'altra cosa molto importante nel percorso verso lo sviluppo delle tre qualità di luce, amore e volontà dell'anima. Per stasera abbiamo quasi terminato, andiamo a vedere l'ultima qualità importante, la quarta D, la disciplina. Ecco, la disciplina non sempre ci piace perché ci dà l'idea di una costrizione e questo è vero soprattutto quando si tratta di una disciplina che ci viene imposta da qualcun altro, un insegnante a scuola, un datore di lavoro, un guru, un leader politico, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso però, sul sentiero evolutivo di cui vi sto parlando, la disciplina è autodisciplina. Siamo noi. Che discipliniamo noi stessi. Marina mi chiede: quello che stai dicendo è anche nel libro che hai citato? Sì, è nel libro Le melodie dell'anima. All'inizio della nella presentazione della conferenza di stasera ho messo il link per poterlo ordinare se volete. Ok, perfetto. Allora, autodisciplina. Dobbiamo diventare maestri di noi stessi, discepoli del nostro sé. Quindi cercare una autodisciplina che abbia il giusto ritmo, che non sia né troppo ossessiva, troppo rigida e neanche troppo rilassata, esattamente come in un cambio di regime alimentare. Non la voglio chiamare dieta, cambio di regime alimentare. Da un regime alimentare sbagliato a uno più corretto. Da, pensate per esempio, una persona che è ingrassata perché ha mangiato per tanto tempo dolci, grassi, zuccheri, capite? E troppi carboidrati di varia natura con molti condimenti. Allora, magari quella persona fa il classico errore di molti che dicono: Faccio un mese di dieta rigida e perdo 10 kg. È vero? Si mette a una dieta iperproteica per un mese, solo proteine magrissime. E perde 10 kg. Dopodiché va in crisi, sappiamo tutti, sente la disperata esigenza di altri alimenti, si ingozza di quegli altri alimenti e riprende i 10 kg. È un'esperienza comune di molti, invece, la cosa furba da fare? È cambiare gradualmente il proprio regime alimentare, ovvero gradualmente introdurre delle abitudini più sane, disciplinandoci però attraverso una disciplina che sia eh, non solo tollerabile, ma anche alla fine piacevole a lungo termine. Capite? che possa quindi darci il giusto ritmo nella nostra vita. Allora, per esempio, io vi do degli esempi di, autodisciplina di modi per autodisciplinarsi, poi decidete voi quali adottare nella vostra vita e quali no. Perfetto? Ok, per esempio, l'utilizzo del diario evolutivo in cui scrivete alcune cose che sentite importanti, significative nella nostra vita nella vostra vita interiore e nella vostra, nella vostra vita esteriore di relazione. In, vita inter, esempi di vita interiore, i sogni significativi di cui si parlava prima. Oppure esperienze fatte in meditazione che vi risultano importanti, di cui parlavamo prima. Le scrivete. Vita di relazione, modi che avete trovato più evolutivi per cambiare una relazione con un'altra persona. Per esempio, l'avete trattata nello stesso modo per dieci volte e ci avete litigato per dieci volte, allo stesso modo. Follia è ripetere lo stesso comportamento aspettandosi risultati differenti. Quindi voi ormai avete capito che con quella persona, se agite così, litigherete ogni volta. Cambiate modo di comportarvi, di approcciarla. Come decidete voi? Cambiando modo di approcciarla, cambia anche il risultato. La vostra relazione cambia. Provate a scriverlo nel vostro diario. Prima agivo così e avevo questo risultato. Adesso ho provato quest'altro modo di agire. Questo è il nuovo risultato. Fate della vostra vita un laboratorio per la trasformazione delle relazioni. Questo può essere un modo. Altro modo. Scegliete una meditazione, per esempio quelle che vi ho dato la volta precedente nell'altra conferenza o questa sera, e la praticate per un po' di tempo e vedete come cambia il vostro mondo interiore. Altra, altro modo per autodisciplinarsi fare una ricapitolazione serale della giornata, ovvero questo è un modo per imparare l'autoservazione. E il distacco dalla propria personalità. Prima di andare a dormire, da seduti, chiudete gli occhi e vi immaginate la vostra giornata che è accaduta come un film al contrario. Cosa vuol dire? Ripartite dal momento in cui siete la sera e andate a ritroso negli avvenimenti principali della giornata e vedete come si è comportata la vostra personalità, sia quando era da sola, sia quando era in compagnia di altre persone. Guardatela come se voi foste uno spettatore di un film in cui la vostra personalità è l'attore principale. In questo modo prendete distacco dalla vostra personalità e osservate i vostri comportamenti, i vostri atteggiamenti e vedete dove vi portano. Capite? È un bellissimo modo per osservare noi stessi per poi cambiare. Altra possibilità, mettete la sveglia del vostro cellulare in vibrazione a orari differenti della giornata, del tutto casuali, 6-7 volte nella giornata. Faccio degli esempi: 9:37, 11:18, 12:12. 14:25, 16:32, 18:10 oppure altri orari e ve la dimenticate. Quando il telefono vibra, osservate il vostro stato d'animo in quel preciso istante. Siete rilassati, siete ansiosi, siete preoccupati, siete arrabbiati, siete felici? Osservatelo. Osservate nel corso delle giornate, quante volte, al momento della sveglia che suona, che vibra, avete uno stato d'animo positivo e quante volte avete uno stato d'animo negativo. Questo sarà un indicatore del tipo di realtà e di relazioni che state costruendo nella vostra vita. Se otto volte faccio un esempio, se 8 volte su 10 avete un atteggiamento rilassato positivo e propositivo vuol dire che probabilmente state creando una vita delle relazioni positive se invece 8 volte su 10 il vostro atteggiamento interiore che osservate è negativo depresso arrabbiato ansioso eccetera c'è qualcosa da cambiare perché vuol dire che state creando una vostra vita da dei potenziali più bassi. Non vuol dire che tutto nella vostra vita andrà male. Vuol dire che state creando la vostra vita a partire non dal vostro pieno potenziale, ma da un potenziale più basso. Capite? È un modo per osservare noi stessi. Questi sono tutti i metodi di autodisciplina che potete poi riascoltare riascoltando questa chiacchierata insieme. E potete decidere quale mettere in pratica perché sentite più adatto a voi e quale magari tenere da parte per un secondo tempo. Ok, fino a qua? Benissimo. Io vi metto un'altra volta il link al libro Le Melodie dell'Anima. Che potete trovare. Adesso. Lo trovo, metto il link, così se volete potete ordinarlo e approfondire tante tante cose di questa serata, del, di, de, di quella scorsa e anche delle prossime. Perché vi anticipo che in future serate approfondiremo ancora di più tanti metodi pratici per il quotidiano per vivere il percorso iniziatico nel qui e ora del nostro tempo e della nostra società in cui viviamo perché il percorso iniziatico va adattato modellato a seconda delle nostre situazioni di vita non è uguale per i monaci tibetani e per un italiano che vive nell'Italia del 2021. Sono due mondi differenti che richiedono degli adattamenti nel percorso iniziatico. Ok, allora mh, cosa intendo per percorso iniziatico? Ne parleremo maggiormente la volta prossima, non ve lo anticipo, dico semplicemente in generale che è quel percorso che ognuno di noi fa da quando comincia consapevolmente il suo percorso di discepolo di verità, quindi l'abbiamo già iniziato, a quando diventiamo maestri di saggezza di noi stessi, quindi in futuro, perché adesso non lo siamo ancora. Come si svolge, lo scopriremo nelle prossime puntate, però vi anticipo già che cominciate a svolgerlo, per esempio, attraverso questo percorso delle 4 D. Del discepolo di verità. Qualcuno mi chiede, Roberta mi chiede: puoi mettere anche una tua meditazione? E una mia meditazione, qualcosa avevo fatto e ho registrato, e vedo se riesco a girarvi qualcosa. Più avanti mi piacerebbe anche fare sul mio gruppo Facebook, però, e dentro una una stanza di Facebook perché così ci possiamo parlare direttamente, anche dei corsi eh, di meditazione, di visualizzazione guidata per dei, per dei piccoli gruppi di partecipanti con un piccolo contributo in denaro, diciamo 10 euro a serata o qualcosa del genere. È un progetto ancora in fieri. Che si deve sviluppare però pensavo di, di farlo in modo tale da poter lavorare in maniera più completa e indiretta insieme a quelli di voi che possono essere interessati ma ne parleremo con calma naturalmente innanzitutto beh ormai ci siamo detti quello che dovevamo dirci abbiamo conosciuto tante cose nuove tante cose che possono e vi auguro di applicare nel quotidiano, perché ogni conoscenza che applichiamo veramente nel quotidiano diventa trasformativa, altrimenti rimane sterile, non produce frutto. Benissimo, ciao a tutti, ciao Donatella, ciao Sonia, ciao Marina, ciao Loredana, ciao Francesca, ciao Gabriella. Vi scrivo ciao a tutti. Ci vediamo presto. Ah, naturalmente se qualcuno ancora non è iscritto al... non mi ha chiesto l'amicizia, può chiedermi l'amicizia su Facebook. Se mi chiedete l'amicizia, io poi vi invito nel gruppo di Nuova Psicologia di Sintesi in modo che possiate rimanere eh, informati di tutte le iniziative, di tutte le novità che eh, ci saranno in futuro. Va bene? Ok ok loredana stai tranquilla eh, io faccio quello che posso lo faccio di solito gratuitamente e nel caso che si faccia qualcosa a pagamento sarà sicuramente per un prezzo molto molto contenuto non, non ti preoccupare ok ciao ciao a tutti ciao ciao a presto ciao 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 ci vediamo